avevano assistito alla scena del sorpasso, ammutolendo improvvisamente dopo aver sostenuto a gran voce il proprio Beniamino. Pericoloso questo concorrente, lo svizzero Kempf, molto buono, scontato, lunghissimo. 86 metri alla prima, 80 alla seconda serie per Hippolyte Kempf. Elimina l'80. Ora l'ultimo show di Klaus Sulzenbacher, questo austriaco, che potrebbe tranquillamente gareggiare anche nelle gare di salto puro. 88 metri e mezzo al primo tentativo, 85 metri al secondo. Ci sono dei concorrenti come il tedesco federale Hoymann che hanno abbandonato la combinata nordica per essere presenti proprio qui a Calgary nel salto puro. Buono, ottimo salto ancora di Sulzenbacher. Sta aumentando il vento nel frattempo, ma la fotografia è un austriaco, infatti ho visto. E poi il Kempf in vantaggio. E Kempf che ha recuperato tutto su Sulzenbacher, adesso in vantaggio. Come avevamo ipotizzato, doveva recuperare in salita. Ha recuperato in salita perché è molto più forte in salita dell'avversario. Quindi Kempf nettamente in vantaggio, diciamo nettamente, comunque ha recuperato molto bene. Vediamo adesso nella fase di discesa dove contano molto gli sci. Quindi la velocità degli sci. Attenzione che l'Unione Sovietica ha aperto tanto di cappello. Hanno fatto meglio, diciamo, della squadra italiana, che è stato fortissimo ugualmente. Quindi Ippolito Kempf, medaglia d'oro della combinata nordica, davanti a uno stupendo Sulzenbacher, che però ha dovuto contentarsi del secondo posto. Vincitore netto nella gara di salto, Sulzenbacher ha mollato nella gara di fondo. Ricordiamo che Sulzenbacher era partito con un vantaggio su Kempf di 1 minuto e 10 secondi, perde altri 16 secondi, quindi Kempf in 15 km.